passiamo direttamente alla prima relazione prevista. L'introduzione sarà fatta dal signor Donato Baldini, che è un membro del Comitato di Assistenza Sanitaria Testimone di Geova. Ci parlerà sulla questione emotrasfusioni, posizione religiosa del paziente Testimone di Geova. Sì, va bene. Un saluto a tutti i presenti. Quello delle emotrasfusioni è sicuramente un argomento alquanto controverso. Per prendere in esame il soggetto sangue dobbiamo considerare una serie di domande. Perché, la prima, i testimoni di Geova rifiutano una trasfusione di sangue? I testimoni di Geova, pur avendo fede in Dio, non credono nelle cosiddette guarigioni per fede e non sono assolutamente contrari alla professione medica. Amano la vita e desiderano fare tutto ciò che è ragionevole e scritturale per migliorarla e prolungarla, e per questo ricorrendo ai vari specialisti per essere aiutati a risolvere i loro problemi di salute. Il loro rifiuto alle trasfusioni di sangue, e qui veniamo un po' al nocciolo della questione, è motivato da ciò che la Bibbia dice al riguardo. Secondo la Bibbia, Dio considera sacro il sangue di qualsiasi specie, sia animale che umano. Quindi impiegarlo in maniera impropria per i testimoni di Geova significa, biblicamente parlando, profanare una cosa sacra. Vari passi scritturali sostengono l'intendimento dei testimoni di Geova che la trasfusione di sangue è proibita. Ora, quelli che andrò a citarvi sono prevalentemente tratti dalla traduzione interconfessionale Parola del Signore della traduzione CEI del 97. Iniziamo col primo libro della Bibbia, in Genesi, capitolo 9, versetto 3-4. Leggiamo: non dovrete mangiare però la carne con il sangue, perché nel sangue c'è la vita. Nel libro di Levitico, al capitolo 17, versetto da 10-12, leggiamo: nessuno di voi e nessuno straniero che abbia in Israele ha il diritto di mangiare il sangue. E i versetti successivi aggiungono: si deve versare il sangue e lo si deve coprire di polvere. È vero che alcuni possono pensare che si riferivano al popolo ebraico. No, perché qui arriviamo agli inizi del cristianesimo. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, versetto 28 e 29, leggiamo: è parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi, apostoli e discepoli, che erano riuniti nel primo concilio di Gerusalemme, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dall'impurità. Farete bene perciò a stare lontani da queste cose, state bene. Ancora, sempre negli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, versetto da 19 a 21, leggiamo: astenetevi dalla fornicazione e da ciò che è strangolato e dal sangue. Anche se questi versetti non sono formulati in termini medici, i testimoni ritengono che vietino la trasfusione di sangue intero, emazie concentrate, globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, per cui non accettano tali presidi sanitari. Rifiutano anche il sangue autologo, inteso come predeposito. L'intendimento religioso dei testimoni di Geova, comunque, non vieta in modo assoluto l'uso di frazioni minori del sangue come albumina, coagulanti, preparati per emofilia, immunoglobine. Quindi ciascun testimone di Geova deciderà se accettarli o meno in base alla propria coscienza. Molti testimoni permettono inoltre la reinfusione del loro proprio sangue, purché il sangue stesso non sia conservato e l'apparecchiatura sia disposta in modo da essere costantemente collegata con il sistema circolatorio del paziente. Anche i trapianti, gli espianti d'organo e di midollo, l'autotrasfusione, l'emodialisi, e non sono considerati una violazione categorica della legge di Dio sul sangue, ma piuttosto una scelta religiosa di coscienza individuale. Anche in questi casi ciascun testimone deciderà in base alla propria coscienza se li può accettare. Vediamo ora però come sono stati compresi i passi biblici relativi al sangue nel corso del tempo. E qui ora citiamo di seguito due commenti alla norma biblica relativa al sangue fatti da due storici, Tertulliano e Minucio Felice, a dimostrazione di come la maggioranza dei primi cristiani abbiano nel tempo rispettato
il punto di vista biblico sul sangue. Leggiamo dalla Apologetica di Tertulliano, 160-220 d.C., leggiamo questa espressione: arrossisca la vostra cieca aberrazione dinanzi a noi cristiani, che dalle vivande a noi premesse escludiamo anche il sangue ferino e ci asteniamo dalle carni di animali soffocati. Per questo voi, per sperimentare la costanza dei cristiani, porgete loro anche salsicce ripiene di sangue, perché sapete bene che questo cibo è ad essi vietato, che questo è uno dei modi con cui cercate di farli deviare dalla loro fede. E dunque, se vi è nota la nostra ripugnanza per il sangue degli animali, come potete pensare che possiamo essere avidi di sangue umano? Ripeto, qui si trova nel libro Apologetico, al 9° capitolo, pagina 43. Che dire di Minucio Felice, secondo e terzo secolo d.C.? Leggiamo: tale è il nostro orrore del sangue umano che neppure vorremmo assaggiare il sangue nei cibi degli animali commestibili. Stesso parere fu espresso da altri religiosi e studiosi, come pure dai padri della Chiesa, tra cui Giovanni Crisostomo, 344-407 d.C., e Agostino, 354-430 d.C. E qui dobbiamo fare una piccola parentesi. I primi cristiani seguivano attentamente le norme bibliche. I testimoni di Geova non è un gruppo nuovo, venuto fuori da poco, e vogliono rispettare alcune loro idee. No, cercano di seguire attentamente gli insegnamenti dei primi cristiani. Chi si definisce cristiano dovrebbe pensare che anche se i modi o i tempi hanno cambiato tante dottrine, ma le dottrine principali, la legge, i principi scritturali sono rimasti, e i cristiani testimoni di Geova ritornano, vogliono ritornare fedelmente a questi principi che Dio ha dato mediante la scrittura. Bene, ora a questo punto potremmo chiederci: la Bibbia proibisce di nutrirsi di sangue, ma il suo uso in medicina non è qualcosa di diverso? A quanto pare è dato sapere nel XVII secolo altri proibirono ufficialmente le trasfusioni. L'Enciclopedia Cattolica, ad esempio, afferma: nel 1669 sia la Corte Suprema e il Parlamento francese, sia la Santa Sede proibirono la pratica delle trasfusioni considerandola un atto immorale. I testimoni di Geova comunque non esprimono giudizi di questo tenore sulla morale degli altri. Certo è che un testimone di Geova fonda la propria morale su ciò che considera lecito dal punto di vista biblico, e quindi considera sia l'uso di una parte del corpo, che può essere il sangue o anche il sesso, morale o immorale, a secondo se tale utilizzo è lecito o illecito dal punto di vista di Dio espresso nelle Sacre Scritture. Un esempio che ci aiuta a semplificare questo soggetto può essere quello di due coniugi che fondano la propria morale sul principio della reciproca fedeltà, per i quali quindi il trattamento sessuale è un atto immorale. È vero che in questo caso l'eventuale pericolo di contrarre malattie sessualmente trasmissibili può costituire un aggravante del tradimento morale, ma non il motivo principale di disagio del coniuge tradito. Ecco, vista da questa angolatura, il testimone di Geova che decide, forse per timore di accettare il sangue, può corrispondere a quel coniuge che non ha saputo dire di no ad una piacevole trasgressione sessuale pur considerandola peccato. Cosa ben diversa è ovviamente quando a tale testimone viene violentemente praticata contro la propria volontà e non con il suo assenso una trasfusione di sangue, magari durante la perdita di coscienza per anestesia o anemizzazione. In questo caso, per il paziente testimone di Geova, si tratterebbe di una vera e propria violenza morale, non dissimile da quella di uno stupro, anche se a fini terapeutici. Una violenza praticata mediante sopraffazione e dispregio della sua libertà e dignità contro la sua volontà e il suo irrinunciabile rifiuto chiaramente espresso. Rifiuto, ripeto, fondato sulla propria morale, tra cui il comando apostolico di astenersi dal sangue, non immettendolo in alcun modo nel proprio corpo. Le esperienze realmente accadute dimostrano che in caso di trasfusione coatta tali pazienti soffrirebbero per il resto della loro vita per le conseguenze emotive e spirituali di tale atto da loro considerato una violenza.
e alcuni, opponendosi con tutte le loro forze ad un simile violazione del loro corpo, sono deceduti durante la trasfusione, riconosciute come con causa dello stress derivante proprio da quello che essi considerano come una violenza carnale. Sì, i testimoni di Geova sono convinti che astenersi dal sangue sia la cosa più saggia da fare. Oggi come nel passato, e fondano questa convinzione sulla fede che hanno in Dio, che ha ispirato le sacre scritture per il nostro beneficio. E quindi sono anche convinti che la fedeltà a questo principio, come anche quella espressa da Dio sulla fedeltà coniugale e su tutti gli altri comandamenti, sia a sicuro beneficio del singolo e della collettività. I testimoni di Geova non sono fatalisti e non si aspettano qualche miracoloso intervento divino in caso di emergenza. Sanno oltretutto che non è affatto vero che il sangue sia sicuro, che il problema della compatibilità va ben oltre i relativi pochi gruppi sanguigni per cui vengono eseguite le prove crociate. Sono consapevoli dell'esistenza di medici che si sono resi disponibili ad utilizzare alternative valide alla trasfusione di sangue. Sanno anche che il sangue donato non basta per l'autosufficienza in Italia, costringendo all'importazione di sacche con tutti i rischi noti, e quindi preferiscono lasciare tale terapia a favore di chi ne accetta l'uso. Sono inoltre consapevoli che il loro rifiuto non è a danno della collettività, anzi, a ben guardare, evitando il possibile propagarsi di una improbabile contaminazione infettiva, svolgono un ruolo a favore della collettività a rischio anche della propria vita. I testimoni sono stati, per così dire, le cavie di metodiche delle quali oggi beneficiamo tutti e alle quali forse non si sarebbe giunti se non fosse stato per la loro posizione. Ad esempio, sono stati i primi ad utilizzare il cosiddetto sangue artificiale, il fluorosorbo, i primi a sottoporre i propri figli al trapianto di midollo osseo agli inizi degli anni Ottanta per la cura della talassemia Mayo. Il primo bambino ad essere sottoposto a trapianto cardiaco in Italia fu proprio il figlio di testimoni nel gennaio 1986. Sono stati i primi che hanno utilizzato con successo l'eritropoietina, non soltanto quando la condizione anemica era dovuta all'insufficienza renale e molto prima che questo farmaco diventasse tristemente famoso per lo scandalo del doping sportivo. Ecco, per concludere, dobbiamo ricordare che i testimoni di Geova non sono degli aspiranti martiri, desiderano vivere ed essere curati. Ciò che chiedono per loro e per i loro figli è che vengano adottate tutte le terapie alternative alla trasfusione di sangue, lasciando a loro il diritto di scegliere, in armonia con la loro coscienza morale e spirituale, tra il rischio proprio delle trasfusioni e quello delle alternative. Vi ringrazio.